Grazie Presidente, e con questa ulteriore mozione noi vogliamo porre l'attenzione sulle attività produttive e ricettive, insomma, in qualche modo i primi che risentono di queste chiusure prima del lockdown, oggi di chiusure che comunque limitano le capacità di recupero delle imprese, sono loro e quindi diciamo umanamente comprendiamo lo sconforto, lo sconcerto e la protesta fino al punto che la protesta rimane insomma una protesta diciamo civile e diciamo nei limiti di una giustificata rabbia insomma. Abbiamo visto che alcuni di loro hanno organizzato appunto delle manifestazioni civili in piazza, in presenza, per catturare l'attenzione che è stata data poi con l'ascolto da parte del Presidente, del Premier Conte e appunto del Governo. Ora però come Roma Capitale noi vogliamo essere partecipi di questo processo come lo siamo stati da marzo. Da marzo abbiamo fatto dei tavoli di lavoro locali in cui abbiamo discusso con le associazioni e abbiamo recepito le loro richieste, abbiamo proposto alcune nostre iniziative che sono oggetto di una mozione 109 che discuteremo nelle prossime assemblee. Oggi però cosa chiediamo? Noi chiediamo che con questa mozione alla sindaca e alla giunta di intervenire presso il governo e la regione Lazio per creare un tavolo di lavoro con Roma Capitale e l'associazione di categoria per la definizione delle misure partecipate di sostegno e rilancio, perché come istituzioni vicine ai territori pensiamo di poter rappresentare delle informazioni e portare delle idee importanti anche al governo per quelli che saranno le prossime misure di rilancio e sostegno. Chiediamo poi contributi a fondo perduto proporzionali alle restrizioni imposte, quindi per tutta la durata delle restrizioni e che permettano insomma la sopravvivenza delle imprese. Chiediamo misure di riduzione degli affitti dei locali commerciali, come ad esempio la cedolare secca per l'affitto degli immobili. E chiediamo la sospensione di tributi per l'intera durata dell'emergenza. Riteniamo che tutte queste misure siano fondamentali per affrontare insieme la crisi e salvare quante attività produttive possibile, più possibile, e traghettare insieme queste imprese verso la fine della crisi e verso il rilancio che poi porterà nuovi posti di lavoro o al ritorno ai posti di lavoro di coloro che oggi sono posti in cassa integrazione e lavorano nel settore o anche nei settori correlati con questo, che sono tantissimi, perché le attività produttive ricettive poi generano ulteriore lavoro presso tutte le attività a corredo. Questo chiediamo con questa mozione che invitiamo tutti a votare e sottoscrivere se vogliono. Grazie Presidente.